Leonardo De Simone, segretario generale di Planet360.info. Allora, quali sono gli aspetti che ti hanno particolarmente colpito in questa prima parte di lavori della conferenza? Sono parecchi in realtà, però ci sono tre che sono secondo me poi principali. Uno è il problema che le relazioni tra i due paesi, diciamo l'Europa come Unione Europea e i suoi singoli stati membri e la Russia, dipendono da tanti fattori, ma questo in realtà sono gli stessi problemi che poi riguardano il settore dell'informazione in generale, ovvero sia il problema grosso dell'informazione rimane quello innanzitutto della qualità dell'informazione. Io ritengo che il problema principale che bisognerebbe ricordarsi è che la democrazia, visto che molti se la mettono in bocca questa parola, poi però in realtà non ne capiscono veramente pienamente il significato, si basa principalmente sul fatto che ci sia la partecipazione e l'informazione. Anzi, mettiamola così, senza un'adeguata informazione sarà difficile che ci sia partecipazione. Quindi, al di là di quello che poi viene detto sul piano ufficiale, quando veramente si vuole avere una buona partecipazione e quindi una vera democrazia fatta non di poche persone ma da una pluralità popolare, l'unico modo è fare in maniera che la popolazione e quindi i futuri elettori siano ben informati. Allora questa si chiama responsabilità ed è una delle grandi carenze in generale della società moderna, la mancanza di responsabilità, il non pagare mai per quello che si fa male. Il problema è che la professionalità non è fatta di acqua, ci sono dei cosiddetti standard come sono stati citati oggi e questi standard dovrebbero essere teoricamente gli stessi che gli americani hanno in qualche modo pubblicizzato in maniera molto sapiente, molto interessante per tanti anni, ma che negli ultimi due decenni anche negli Stati Uniti sta scemando, tanto che ci sono delle situazioni molto strane che sono state anche denunciate dagli stessi americani e dagli esperti anche del settore politico, che stanno lamentando una grossa carenza sia di tutto il sistema politico italo-americano ma anche del sistema informativo, creando quello che si chiama un po' la cosiddetta manipolazione. Ora, il problema principale, quello che è stato anche sollevato, anche io lo stesso l'ho ribadito, è il problema delle fonti. Una volta c'era una vecchia regoluccia che diceva che se tu non sai quali sono le fonti non la citi proprio la notizia perché rischi di essere manipolato a tua volta. Quindi per evitare il problema prima verifichi le fonti o se no rischi veramente di trovarti in situazioni imbarazzanti poi dopo a posteriori. Questa è una vecchia regola del giornalismo. Altrettanto rivale il fatto che ci sono delle situazioni che oggi come oggi rendono la stampa meno libera e che sono proprio il problema centrale: chi paga la stampa? Ed è lì il problema. Se io non riesco a dire qualcosa di male di una certa persona, di una certa società che a sua volta è il mio inserzionista principale, quando in realtà quell'inserzionista sta agendo in maniera scorretta, io non sono più libero di dare informazione. E questo è un problema serissimo per i giornalisti veri e seri. L'altro problema è il fatto che è stato sollevato da molti durante la conferenza. La difficoltà di chi fa informazione politica ad essere eletto, perché uno, il lettore generale ha poco tempo perché oggi come oggi deve quasi sopravvivere, quindi ha sempre meno tempo per potersi informare e quindi poi per partecipare sul piano politico e quindi avere un ruolo sul piano politico, e il fatto che quelle persone che tendono invece a informarsi più delle cose leggere, il gossip, la notizia di moda e così via, non è che perché odino la politica o non gli stia antipatica la politica, perché non la capiscono. Allora questo è un problema doppiamente di responsabilità da parte dei professionisti dell'informazione, che dovrebbero tenere presente quanto questo sia importante. C'è un metodo? Io credo che ci sia nel fatto che l'informazione politica, invece di dare troppa attenzione solo esclusivamente ai grandi personaggi politici, facendo praticamente sostanza un po' il comodo di quegli stessi personaggi, dovrebbe dare un po' più ascolto alla società, all'opinione che su quell'argomento ha la gente comune, almeno quantomeno gli intellettuali, perché perlomeno verrebbe fuori un quadro un pochettino più concreto di quello che è la notizia, almeno sul piano delle opinioni più diffuse, perché se io la verità non la posso dare come scontata, almeno per avvicinarmi alla verità dovrei
raccogliere più possibili opinioni diverse. Ora, se io raccolgo solo l'opinione di due oppositori che per principio dicono dell'altro male o comunque negano addirittura l'evidenza, abbiate pazienza, ma la fonte mi sembra poco attendibile e comunque metto in confusione chiunque che poi si allontana dall'informazione perché non la trovo assolutamente comprensibile. Quindi io, piuttosto che avere solo esclusivamente la voce del partito A e del partito B, che comunque sono di parte, preferirei avere l'ascolto di esperti, di intellettuali, ma anche della persona comune che ti dice: che impressione mi ha fatto questo? Ecco, mi ha fatto questa impressione. E forse capirebbero anche in politica di più cos'è il rapporto con la società, da cui si sono sempre più distaccati. Un passo in avanti potrebbe essere rappresentato, secondo te, anche da una maggiore semplificazione del linguaggio? Il giornalista che utilizza troppo tecnicismo piuttosto che un linguaggio più da uomo della strada, ecco, mi viene in mente l'esempio della Sciola Maria, comunque della persona che non ha un elevato grado di scolarizzazione e che certo non capisce niente. Certo. Fino a che punto, ecco, un linguaggio rivolto, fatto in maniera più semplice possibile, può aiutare il giornalista e può quindi agevolare anche il modo di fare informazione in un momento così particolare? Molto centrato come tema. Il problema è che, diceva un buon pedagogo, che uno dei grossi problemi dell'insegnamento non è quello che tu sai, ma quanto sei bravo a spiegarlo. Io posso essere il portatore delle più belle cose del mondo, ma se poi dopo non so spiegarle, purtroppo quelle cose rimarranno nella mia testa, ma non andranno mai oltre la mia testa. Quindi il vero problema dell'informazione, anche tecnica, scientifica, politica e così via, è proprio di saper parlare un linguaggio semplice. Uno degli appunti che viene fatto spesso a Berlusconi è di essere comunque stato fazioso in certe condizioni, però uno dei suoi grandi pregi, che è poi quello che si sta riscontrando adesso nell'altra controparte, cioè Matteo Renzi, è proprio la capacità di comunicare in maniera semplice. Allora è chiaro che è importante trovare un equilibrio. Perché? Perché uno dei grossi difetti che abbiamo nell'informazione è che o passiamo da un estremo, quello di essere troppo chiusi al linguaggio popolare, no? E quindi molto difficili da capire, a quello di utilizzare un gergo molto popolare ma assolutamente povero. Tra l'altro molti ci stanno dicendo, ed è un appunto molto più che giustificato, che c'è una grossa carenza sulla qualità dell'italiano, così come anche avviene in inglese, sulla qualità della lingua inglese e così via. Cioè in tutto il mondo i giornalisti stanno un po' scadendo in termini di qualità e non si rendono conto che una delle loro responsabilità è proprio il fatto che, se poi dopo ci ritroviamo con i giovani che parlano malissimo, è perché in parte la scuola, in parte proprio i giornali o comunque i media in generale fanno pessima qualità sul piano dei contenuti. Allora io capisco il linguaggio semplice, però neanche arrivare al contrario, all'estremo opposto, cioè impoverire totalmente. Io di solito, quando cerco di citare un termine che comunque è importante che venga capito, apro una parentesi e faccio una nota del redattore in cui scrivo esplicitamente cosa significa quel termine. Sentite, io vi posso dire solo una cosa: mi hanno chiamato in tantissimi ringraziandomi. Perché? Perché per la prima volta hanno capito quel termine. Allora, se questo venisse fatto più regolarmente, avremmo un risultato migliore e faremmo crescere anche culturalmente lo stesso cittadino ordinario. Мы находимся с Еленой Булдаковой, главный редактор сайта Plane360.info, и хотели бы узнать мнение об этой конференции, которая проходит сегодня в Сан-Марино. Я думаю, что в свете последних событий и особенно в рамках санкционного кризиса эта конференция имеет очень большое значение. Мы должны научиться устанавливать диалог между европейскими СМИ и российскими СМИ. Мы должны понимать и уважать мнение друг друга. И я думаю, что то, что сегодня услышали в этом зале, те выступления, которые прозвучали и из уст европейских журналистов, итальянских, в частности,
частности, из уст российских журналистов, каким-то образом сблизят нас на одной площадке взаимопонимания, информационного обмена и создадут условия, когда мы не будем оперировать надуманными фактами, какими-то домыслами и вымыслами, навеянными извне или, может быть, посланными установками другими государствами, а будем самостоятельно разбираться в том, что происходит. Будем устанавливать наш диалог, возрождать наши хорошие, добрые отношения, которые были буквально еще несколько лет назад. И будем всячески помогать, чтобы закончились все виды кризисов и наступил плодотворный и благоприятный момент для полноценного сотрудничества как на политической, так и на экономической платформе. Елена, может быть, какой-то момент, который вам особенно запомнился, либо то, что вы узнали нового, неожиданного для себя? Были такие моменты, может? Во время конференции? Да, конечно. Мне было очень интересно слышать мнение как российских журналистов о том, как воспринимается Россия глазами журналистов западных СМИ. И было интересно услышать мнение итальянских журналистов, которые участвуют в информационной кампании и которые создают общественное мнение итальянского общества. И я думаю, те негативные информационные посылы, которые прозвучали, в ближайшее время найдут какие-то коррекционные форматы, и мы научимся обмениваться информацией, эта информация выйдет в свет, не будет создана информационного вакуума, который на сегодняшний день существует. Эта тема очень важная, и она поднята была в очень нужный момент для нас. Как сказал главный редактор международной жизни Армен Оганесян, то есть у нас сейчас в Европе, по крайней мере, есть цензура, она серая цензура. То есть вы сталкивались и в своей работе раньше, либо сейчас? Вы знаете, я столкнулась с таким моментом. Я приведу случай, о котором я сказала уже во время конференции, который меня потряс, и я не нашла ему объяснения. То есть речь идет о конференции, которая была посвящена санкциям, направленным против некоторых государств, в том числе России. И на этой конференции не оказалось практически ни одного аналитического итальянского СМИ. Было всего лишь 2 или 3 информационных агентства, которые выполнили свою работу очень быстро, в течение 1 часа, и ушли с мероприятия. Но что характерно, на этой конференции выступали значимые политики, представители Министерства иностранных дел, причем эта конференция была устроена Министерством иностранных дел Италии, прозвучали мнения из уст крупнейших компаний, как представитель конфиндустрии, представитель моды, которые говорили о серьезных последствиях, вызванных кризисом, и о серьезных экономических потерях, которые несет Италия за последний год. И эти все точки зрения почему-то не нашли отражения в итальянских СМИ. Вот это меня, конечно, очень удивило, и, естественно, я об этом проговорила на конференции. Хорошо, спасибо, Елена. Удачи нам всем и укрепления российско-итальянских и санмаринских отношений. Спасибо. Всего доброго.